Fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, apriamo insieme il calendario dell'avvento di Daman Freres, credo che si dice così, non lo so. Questo calendario gigante, che è la prima volta che l'ho preso, costa 22 euro e vediamo che cosa troviamo dentro. Praticamente ci sono dentro le tisane. E lo spacchettiamo insieme velocemente e vediamo che cosa c'è dentro in questo calendario. Ovviamente iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciatemi un like e un commento qui sotto e ovviamente seguitemi su Instagram. Detto questo, iniziamo il video. Allora, iniziamo con la casellina numero 1. Che è questa. È un po' difficile perché sinceramente non è ottima l'inquadratura. Comunque, nella 1 troviamo questo, praticamente un tè bianco, ci vuole 4-6 minuti. Gli ingredienti sono questi, non so se li vedete. Ovviamente scritto in francese e ovviamente non so. Comunque un tè bianco. Ed è così nella prima. Numero 2, qui dentro, questo, un weekend a Paris. Che bello. Fatto così. Ovviamente qua gli ingredienti non ci sono, strano che lì la messicano. Comunque questo qua, ovviamente non so di cosa sanno, ve lo farò sapere in un vlog, perché sinceramente se devo dirvi che cosa sanno, qua ci mettiamo l'anno prossimo per farvi capire. Per cui, dato che è scritto tutto in francese, dietro no, però ora che trovo il nome giusto ci mettiamo l'anno prossimo, per cui vi faccio vedere solo le bustine, quello che c'è dentro fatto così. Poi nella 2, nella 3, che è qua, un po' complicato con il calendario enorme. Comunque nella 3 troviamo questo qua nero, Noel. Praticamente così, anche questo non ha le cose. Nella 3 troviamo questo qua. Questa, la casellina numero 4, credo. Sì. Troviamo questo. Mate cacao amandé. Boh, credo che si dice così. Troviamo questo nella 4. Casellina numero 5, Miss Daman, nella casellina numero 5. Ovviamente per chi se lo sta domandando, questi sono infusi di tè, anche se c'è scritto sopra. Comunque li assaggerò piano piano e poi vi farò vedere e vi dirò se sono buone o no. È una marca praticamente ottima da quello che mi dicono. Poi la 6 troviamo questo, che si chiama Flocons de Peaches. Boh, vabbè, questo. Casellina numero 7, è un po' scomodo a farvele vedere perché è enorme e è difficile tirarlo via. Questo Noel a Pechin, nella 7, questo qua. Nella 8, questo,
pour infusion Carcadède de Noël. Praticamente questo qua. Casellina numero 9. Magic Ginger. Fatto così. Nella 10 che qua Noel a Venise sarà, boh, non lo so, meglio non fare domande. Comunque questo qui, casellina numero 11, troviamo la Palm Beach, che è questa. Che non c'è gli ingredienti. Strano che nella prima c'è e nelle altre no. Comunque, casellino numero 12, troviamo la Mint Shine. Secondo me sono anche tisane. Tipo anche giapponesi, quelle, almeno credo, non lo so se sto dicendo una cagata, però boh, dal nome sembra così, poi non lo so. Comunque nella 12 questo. Nella 13 troviamo il carrot cake. Questa sarà la carota dolce. Se non mi sbaglio, poi non lo so. Fatto così nella numero 13. Numero 14 troviamo la granola d'hiver. Questa. Questa è bella. C'è dentro tante cose. Ah, ecco qua ci sono. Questo 4-5 minuti. Questi sono gli ingredienti. Non so se riuscite a leggere. Che è questa qua. Nella 14. Nella 15. Lo spicci cocco. Questa sarà al cocco. Adoro il cocco. Fatta così. Casellina numero 16. Qua troviamo questo de Noël. Stavo dicendo, nella 16 troviamo questo. Così. Nella 17 troviamo questo qua alla vaniglia. Ovviamente qualcosa so tradurre, però non tutto. Questo alla vaniglia. Nella 17, nella 18 questo alla banana e credo mirtillo. Fatto così, che nella 18, nella 19 tisana de Noël, così, nella 20 che è questa, ma è un po' complicato a farle vedere. Questa qua, fatta così, nella 20, nella 21 troviamo Manhattan, questo qui, nella 21, nella 22, che è un po' scomodo aprire il calendario così, questo qua. Sembra uguale a quell'altro, poi non lo so, Noel Paris. Questo. Nella 23 troviamo Happy Dreams.
questo qua. E l'ultima casella, perché sono 24 caselline, che è l'ultima, questa è gigante, ne troviamo due. Uno, Christmas key, ma non riesco neanche a aprirlo, ok. Questo sempre 4-5 minuti da mettere nell'acqua, che uno è questo qui, e l'altro è Thea. L'ultimo è questo qua, io vorrei aprirne una, questo qua c'è scritto 3-4 minuti, per vedere come sono fatte dentro. E anche sentire l'odore. Allora, sono così, praticamente trasparenti. Che buon odore. Di sicuro sono naturali al 100% perché si vede. E sono fatte così. Ha un odore spettacolare e non vorrei immaginare gli altri che profumo che hanno. Cioè, si vedono che sono naturali. Sono fatti così. Ok, questo era il calendario che abbiamo aperto tutto. Per farvi vedere, questi qua sono tutti aperti. E questo era il calendario con dentro le bustine. Praticamente tutte queste bustine trovate dentro in questo calendario. Li proverò, vi farò sapere sia il gusto eccetera. Come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, seguitemi su Instagram e lasciatemi un commentino qua sotto se anche voi avete acquistato questo calendario, se vi è piaciuto e niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!